Un chiostro è il mio cuore, scriveva padre David Maria Turoldo, espressione poetica che ben si addice all'abbazia di Follina, dove il cuore della vita degli antichi cistercensi era davvero il loro chiostro. Un luogo con il compito di fornire ai monaci tutto quello di cui avevano bisogno nel loro quotidiano. Il refettorio, il dormitorio, la sala del capitolo, l'accesso alla chiesa, l'uscita sugli orti e soprattutto l'acqua. L'abbazia Santa Maria sorge in un contesto paesaggistico non casuale, all'interno di una valle ai piedi delle Prealpi e a poche decine di metri dalla sorgente del fiume Follina. Una posizione riparata e riservata, dove i cistercensi trovarono nel 1150 la tranquillità e lo spazio per una vita basata sulla preghiera e sul lavoro. Il chiostro, fondamentale anche per la meditazione, è impostato sul forte legame del monaco con la natura che lo circonda. Ogni colonna, infatti, rappresenta un diverso tipo di albero, con capitelli ricchi di foglie e fusti che simulano tronchi di palme e di viti. Le pareti interne della basilica fanno da supporto ad opere d'arte che vanno dal XIV al XX secolo, come il grande e realistico crocifisso ligneo di età barocca, che rappresenta tutti i patimenti di Cristo in croce, o gli affreschi delle navate laterali. Tra questi spiccano un San Tommaso d'Aquino in atteggiamento di ascolto e una sacra conversazione ad opera di Francesco da Milano, che ci apre una finestra sul paesaggio veneto. Su tutto questo veglia da forse più di 1000 anni la Madonna di Follina, una statua di pietra dalle origini incerte che rappresenta Maria con il suo bambino mentre insieme sorreggono e condividono il calice della passione. Quel che si sa di quest'opera è che da secoli è destinataria della devozione dei pellegrini, i quali ancora oggi provengono da ogni parte d'Italia per rivolgerle le proprie preghiere e trovare ristoro nella pace della foresteria Santa Maria e del chiostro, cuore pulsante della fede.